Ciao! Eccoci ritornati in una sfida. L'ultima che abbiamo fatto è stata quella della casa di diamante contro la casa di smeraldo. E devo ammettere che hai vinto te, mannaggia. Di brutto. Sì. Ti ho massacrato. Sì. Hai straperso. Sì. Io stravinto. Però oggi ti sono straforte, quindi. No. Sì, no. Ti ho distrutto. No. Ti ho polverizzato. No. Ti ho disintegrato. Oggi ti sfiderò a casa di noob contro casa di pro. Ok, scegli te quello che vuoi fare. Beh, ovviamente la cosa scorsa l'ho vinta io, quindi. Quindi? Casa di pro. Sì. Ok, va bene. Vuoi fare cambio? No, ecco. Mi assumo le mie responsabilità. Va bene, dai, vediamo se sarai capace di prenderti. Immagino che devo fare un bambino brutto. Come può essere un pro così, ragazzi? Così può essere un pro. Guardate quanto è bello questo pro. Però non voglio fare il mio faccino bellissimo. No? No, farò il faccino di Steve con un elmo di diamante. Guardate il nubla dietro. Guardate il nubla. Cosa vuoi? C'è un nubla dietro che dà fastidio. Che simpatico. Allora, facciamo questo Steve. Perfetto, è centrale. Adesso facciamo il nostro bel pro con un bel barbone da pro. Il mio noob ha una testa gigantesca. No, cos'è questa? Non è una barba. Si fa vedere. Wow. È gigantesco. Oddio. Vabbè. E gli occhi sono qui, giustamente, da noob. Ha una fronte di un chilometro. È una fronte da noob. Dai che verrà carino, dai. Poi mi aiuti a riempire tutto? No. Come no? Ti prego. Perché devo? Guarda, è un lavorone. Non mi interessa. Ma come? No, devi darmi una mano, io ti aiuto sempre. Cosa? Ti giuro che ti aiuto cosa? Vedi che ogni volta vengo da te, ti do una mano, aggiungo altri blocchi. Sì, sì, grazie. Sì. Sei utilissima, infatti. Ma vai via. Mi lasci fare il mio stile. Vai dal villaggio, vai, tornatene a casa. Sei te quella che viene da un villaggio. I brufoli? Povero noob, no, non glieli farei mai, poverino, odio i brufoli. Ma è un noob. Bene, ho finito la parte frontale, ora voglio venire da te. Wow, ma sta venendo carino. Lo so. Bello. È un pro, wow. Pro. È inquietante. Perché inquietante? È inquietante. Stai zitto. È un muro, è il muro del noob. Oh mio Dio, da dietro è ancora peggio. Oddio, è vero. Ma cos'è? Terribile. Il mio elmetto azzurro, che però non è di diamanti, perché non è così azzurro un diamante. Di cosa potrebbe essere? Un elmo d'acqua. Cosa? Un elmo. No, non so, è un elmo di calcestruzzo. È vero, sì, alla fine hai ragione, sì, è giusto. Lo so. Quello che dici tu è giusto, però facciamo finta che un elmo di calcestruzzo. Va bene, rimane di calcestruzzo. Io gli ho fatto un elmo gigante, ora che guardo, è gigantesco. In ogni caso comunque il mio nuovo è più forte del tuo pro. Perché? Solo perché è più grande? Oh sì. Mio Dio, che strano. È gigantesco. Ha dei capelli, ma te finirai sta testa domani di sto pazzo. No, è quasi finito, per una volta finisco prima di Larry. È vero, è la prima volta, perché quella volta in cui io ci ho sfidato col diamante, devo dire che ci hai messo pro. Ma ognuno c'ha i suoi tempi. Guarda. Ho voluto farlo bello, infatti poi ho vinto. Guarda un po'. Ora lo fai brutto, quindi perderai. No, non è che lo faccio brutto, è che io ho la testina piccola. L'hai detto. Non ho detto che lo faccio brutto. Perché sei poco intelligente. Ho detto che ho la testa piccola. Ma cosa? Tu aspetta. Stai già decorando? Sì. Ma non ci credo. Io me ne vado. Quindi non puoi entrare. Certo. Che simpatico. Va bene. Ci sta. Bene, non mi resta che decorare questa bellissima. Io devo ancora finire la testa.
cioè, ma ci rendiamo conto? Da noob, ovviamente, ci mette di più. Ora, decoriamo la mo' di diamanti, ragazzi, che è una cosa normalissima per noi. Per i pro è normalissimo. Io devo aggiustare quel muro, perché se entri in casa e vedi quella faccina stortissima. Aspetta, esatto, è abbastanza inquietante svegliarsi con quella. No, del cane. Del cane noob. Del cane noob. Mamma mia, sì. Dovrei fare un muro. Sì, devo fare qualcosa. Devo fare un altro strato. Sicuramente sarà più grande casa tua. C'è un campo da calcio qua dentro. Ma vabbè, la mia è accogliente. Ma devo farla a tema noob, quindi devo pensarci bene a cosa mettere. Farla a tema figo. Ma figo. C'è la testa piccola. Il pro è scemo. Solo il noob ragiona. Nella botte piccola sta il vino buono. Oh, passiamo alle filosofie. Sì. Con filosofie. Ma dai. Bene, io ho quasi finito. Io te sto a che punto sei? Il tetto, cioè gli sto mettendo dei cartelli. Ma stai ancora facendo l'esterno? Sì, Vlad, sì, sono indietrissimo. Gli ho fatto la testa troppo gigante. No. Ma dentro c'è ancora il cagnolino, noob. No, perché sei entrato. Ma tranquillo, tranquillo che modifico tutto, no? Così no? Impari a fare costruzioni giganti. Guarda qua che roba, è gigante. È gigantesco. È un noob gigantesco. Quindi costruendolo così vuoi far intendere che sei una noob enorme? No. Sì, io sono un piccolo pro. Io devo... caspita. Fammi a decorare al meglio con le cose azzurre che ricordino, appunto, i diamanti. Ok, inizio a decorare anch'io. Attenzione, iniziato! Yeah! Ok, sarà una cosa super strana, caspita! Ce l'hai fatta! Sì, ce l'ho fatta! Iniziamo da te! Oh. Vabbè, però tu non puoi entrare. No, non puoi entrare! Ah, finito? Ok, basta, tu hai finito. Allora, giustamente la mia è una testa più piccola della tua. Si vede. Quindi non qui c'è l'ingresso, stai zitta, c'è tutto, qui c'è il mio raccolto di diamanti con la mia bellissima armatura, qui c'è il mio angolo oggetto. Faccio un piccolo applauso. Grazie, dovresti farne anche più di uno. Qui no, c'è la mia zona suddormita, semplice, molto bello. Okay. Però è tutto pro, è tutto ispirato ad essere un pro, perché io lo sono. Sì, certo. Sì, certo. Dai, certo. Vediamo il tuo che è enorme. Mi sembra una cacca la barba. È una cacca. La no, tua la testa. Tua. La tua barba di Steve è una cacca. No, no, è il tuo. Cioè, allora, si entra dall'altra parte. Ok, wow, che ingresso. Benvenuto nella casa del noob. Nella fattoria del noob. Che bello, che bello. Ti piace? Ecco la terra. Oh, e questo è il mio amico. Ma ciao. Questo? Questo è Maya. È il tuo compagno? Si chiama Maya. Maya? Sì. Perché è un Maya Lino. Infatti Lino, suo fratello, è sopra. Ah. Qui abbiamo la coltivazione. Togliti Maya. La coltivazione, giustamente, di un noob che non sa che non cresce al chiuso, al buio. Quindi giustamente il noob pianta in casa. Vieni, è tutto più comodo avere tutto in casa. Sì, ma se non cresce, va bene, dai, sali. Ok. Sali. Salgo. Sali. Ragnatele, bene. Mi sono incastrata. Ragnatele. Okay. Oh, e qui c'è Lino che dorme con te, che bello. Sì, vedi, infatti è matrimoniale il letto. Me lo prendo con che me. Che bello. Ti piace? Guarda, sì, bellissimo. Oh, sono contenta. Sembra perfetto per te come grazie, casa. Guarda, grazie, c'è soprattutto tutto. È molto illuminato. Esatto, è strailluminato, poi grazie, gigante grazie. Come la tua grande testa vuota. Dai, speriamo che questa sfida vi sia piaciuta. Io vi ricordo di votare il vincitore se il pro o il noob. E noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao! Anzi, aspetta. Cosa? Prima di finire, in effetti mi è venuta un'idea geniale. Siccome siamo noob contro pro, ti sfido. Ti cosa? Sfido. Alla morte ti sfido. Ok, allora così io mi per metto concludere. Anche l'armatura. Ah sì, va bene. No, va bene, va bene. No, va sì, bene. Va bene. Va bene. No, va bene, vuoi sfidarmi? No, va bene, okay. va bene. Ok. Allora, mi preparo, mi metto tutto quanto e ti aspetto, cavaliere noob. Dai, con cosa mi combatti? Col tappeto? Dai, bene. Su, in guardia. Su. Aia. Dai. Guarda come scappa. Ma guarda che nab, non mi ha fatto niente. Ah, non mi fa niente, guarda che nab, non mi toglie nulla. Ma come? Ma
Ma non ci credo. Sei troppo scarsa. No. E invece RIP. Com'è possibile che non ti tocchi? Ma come? Ma questo è il vantaggio dell'avere una casa da pro. Non raccolgo neanche la tua roba, che fa schifo. Fa schifo, è scarsissima. Vabbè, ma non devi essere per forza pro per giocare a Minecraft. Ah no, dai, facciamo cambio di spade allora, dai, almeno dammi quella di pietra e io tengo quella di... Va bene. Dai, dai, vedrai senza che non... Senza armature. Senza armature, perfetto. Okay. Ok, facciamo l'ultima sfida, bene. Pia! Vedi che sei scarsa. Sì, ma è ovvio, io non ti posso togliere nulla. Perché? Mi stai togliendo, guarda che ho perso 5 cuori. Ah! No, ma dove? Ah, no, non avevo più la spada. Caspiterina! No! Sì! Sì! No! Sì! Mezza cuore! Non ci credo. Ciao noob! Ciao, saluta, ciao, hai perso, vai via, ciao!